Cristiano Ronaldo fidanzata, le prime parole di Georgina dopo il parto. Georgina Rodriguez, la fidanzata di Cristiano Ronaldo, parla dopo la nascita della figlia Alana Martina. A un mese dal parto della piccola Alana Martina, Georgina Rodriguez, la fidanzata di Cristiano Ronaldo, ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi. La modella spagnola si è già ripresa dalle fatiche del parto e, complice gli allenamenti che mostra quotidianamente su Instagram, ha ritrovato la forma fisica perfetta. Alla rivista diretta da Alfonso Signorini, Georgina ha parlato della nascita della figlia e di come è cambiata la sua vita da quando è mamma. Una vita diventata più che mai splendida, complice l'amore del calciatore del Real Madrid che è padre di altri tre figli. Le dichiarazioni di Georgina dopo il parto. In un'intervista pubblicata sul numero di Chi in edicola mercoledì 20 dicembre, Georgina Rodriguez ha raccontato la nascita della figlia Alana Martina avvenuta il 22 novembre. Non dimenticherò mai il momento in cui l'ho vista e anche le emozioni che affioravano sul volto del papà, ha confessato felice la fidanzata di Ronaldo. È stato sublime. Ho provato un sacco di emozioni e di amore. Non volevo separarmi dalla mia bambina e non potevo smettere di guardarla. Quando è nata me l'hanno appoggiata subito sulla pancia e sul petto. Non dimenticherò mai il momento in cui l'ho vista e anche le emozioni che affioravano sul volto del papà. Ci siamo guardati, poi abbiamo guardato lei. Sorridevamo. È stata pura felicità, ha fatto sapere Georgina. Cristiano Ronaldo orgoglioso della fidanzata. Cristiano mi ha fatto i complimenti per essere stata così brava e coraggiosa. Mi ha baciata e abbracciata. Mi è stato accanto. Quando siamo tornati a casa dall'ospedale aveva organizzato una cena sorpresa con tutte le persone che ci sono più vicine. Mi sono sentita la donna più fortunata del mondo, ha concluso Georgina, che ha colpito l'attaccante durante un party a Madrid. Prima di conoscere la Rodriguez, Ronaldo ha avuto il figlio Cristiano Ronaldo Jr. da una donna la cui identità resta ancora oggi sconosciuta e i gemelli Eva e Matteo da una madre surrogata.